È importante tenere accesi i riflettori sui diritti umani nello sport, sempre, non soltanto in riferimento al Qatar, che secondo me è stato sottovalutato anche, dobbiamo dirlo, dall'informazione e dalla narrazione che ne è derivata. Non può esistere sport senza tutela dei diritti umani, non può esistere sport senza valori. Lo sport può diventare portatore di messaggi attraverso l'esperienza di tutti i giorni. Gli atleti si incontrano, si abbracciano, si sfidano, perdono, vincono, ma lo fanno soprattutto perché sanno che lo sport è accoglienza, dimensione umana. Io credo che sia impossibile pensare ad uno sport che non sia capace di lanciare i suoi messaggi di pace, ovviamente, e di aggregazione tra gli uomini. Non può cambiare il mondo lo sport, lo so perfettamente. Può sicuramente lanciare però messaggi per spiegarci che il mondo può essere cambiato.